Benvenuti sul canale di Tax Planning Internazionale, io sono Luca Tagliatela, come ormai sapete da un bel po', e siamo oggi in compagnia di Andrea Sapio. Andrea è un investitore, youtuber e oserei dire anche un amico, e approfittiamo della testimonianza oggi di Andrea per parlare di trasferimento di residenza all'estero, quindi di come ci si trova, un'esperienza concreta di un trasferimento effettuato ormai da qualche anno e chiaramente con l'occasione del trasferimento parleremo però anche di Albania, che è il paese in cui attualmente oggi Andrea ha scelto per la sua nuova residenza fiscale. Intanto Andrea, grazie mille per la disponibilità, gentilissimo. Grazie a te come sempre. Quindi io ti chiederei come prima domanda secco perché hai sentito l'esigenza, se così è stata, di lasciare l'Italia. Allora, guarda, io nel 2016 ho deciso di venire in Albania per cambiare un po' la mia vita. Già in precedenza mi ero spostato dal nord al sud Italia perché avevo seguito una commessa, perché come sai ci sono delle delocalizzazioni che sono sia verso l'estero, ma anche verso l'interno dell'Italia, no? Verso il nord, dal nord al sud, per degli sgravi fiscali, sappiamo tutto. Quindi avevo seguito questa commessa di cui mi occupavo come manager in azienda, anzi in quel tempo era proprio ancora un po' agli albori la mia carriera da manager, e quindi sono passato da Milano a Bari, diventando appunto un manager d'azienda. Una volta che ero fuori casa, ho detto: perché non spostarmi e perché rimanere in Italia? Se vedo che qui di fianco a 70 km in linea d'aria c'è un paese che sta esplodendo, a questo punto sono venuto in Albania e ho trovato un lavoro come dipendente da manager aziendale. Ovviamente il compenso era molto più alto perché la tassazione in Albania è diversa e quindi ho fatto un contratto direttamente di tipo albanese, versando quindi meno tasse perché ovviamente l'aliquota è diversa. Quindi diciamo ti ha spinto un senso di curiosità in primis per spostarti al di Sì, là, perché da sì. Bari in Albania in realtà il passo è breve obiettivamente. Sì, tanto che ero a Milano e sono andato a Bari, un'ora di aereo, ho detto un'ora di aereo a Bari, un'ora di aereo a Tirana, proviamo a capire come funziona a Tirana. Avevo già dei referenti in azienda che facevano comunque delle trasferte in Albania a Tirana perché ci sono molti call center, io mi occupavo di call center e quindi ho detto perché non andare direttamente dove c'è il boom? Ovviamente la nazione in 6 anni è cambiata radicalmente e quindi c'è tutta un'esplosione che in Italia, come sappiamo, non c'è più in questo momento, no? Quindi ho voluto provare questa esperienza anche per uscire un po' dalla comfort zone e per provare qualcosa di nuovo. Tant'è che di nuovo ho provato tante cose qui. Bene, sì, ma infatti nel 2016 comunque l'Albania era in piena espansione, ma comunque ancora oggi tanti clienti si trasferiscono in Albania. Diciamo che non è un paese super friendly per quanto riguarda l'e-commerce, questo va detto, cioè l'utilizzo di wallet di pagamento. Se ci vuoi dare anche la tua esperienza in questo senso, ma ti direi che ancora oggi 2021 ci sono problemi in questo senso. Sì, ti direi che qui, allora, innanzitutto c'è una dogana che ovviamente nei paesi europei non c'è, nel senso nei paesi dell'Unione Europea, e quindi importare beni è abbastanza complesso perché su alcuni ci sono delle tasse molto molto pesanti. Inoltre non c'è ad esempio Amazon, quindi e-commerce diciamo che non ce ne sono. L'e-commerce è il numero su Facebook del negozietto, chiami e ti portano il prodotto sotto casa. Questo è quello che si chiama e-commerce qui. Poi magari si utilizzano più e-commerce orientali piuttosto che quelli occidentali. Quindi è possibile ordinare magari da e-commerce cinesi più che da quelli europei, immagino per un discorso di tassazione. Io ovviamente, essendo italiano, non li ho mai utilizzati. Comunque ti confermo che anche lato, diciamo, sviluppo tecnologico, anche proprio di prodotti tecnologici, non siamo proprio all'avanguardia qui in Albania. Detto che si trova tutto, ma per un discorso di dogana, eccetera, spesso si trovano modelli più vecchi per capirci. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, non siamo proprio a livello europeo, insomma. No, diciamo che esattamente sotto il profilo di e-commerce, tutta la parte dei Balcani, questo lo diciamo in generale per la nostra platea, che comunque sono imprenditori e molti sono imprenditori digitali. Io sono stato di recente in Montenegro il mese scorso e ci sono queste problematiche di logistica, di Amazon, di wallet di pagamento, insomma, non c'è PayPal, non c'è Stripe, eccetera, eccetera. Quindi le infrastrutture sono obiettivamente carenti, però per chi non ha invece un'attività estremamente legata all'e-commerce, magari anche banalmente un consulente che riceve bonifici, in realtà ci sono delle grosse agevolazioni, perché fino a un determinato threshold di fatturato, addirittura l'Albania tasse fatto. Quest'anno addirittura hanno introdotto ulteriori agevolazioni, quindi
dipende ovviamente come sempre dalla tipologia di business, potrebbe convenire, però avere, in realtà poi è possibile anche costruire strutture dall'Albania, perché ci sono delle normative che consentono anche di inserire società offshore, chiaramente compliant con la legge locale, insomma. Però diciamo che non è per tutti, mentre io volevo sapere anche che cosa, come ti sei trovato sotto un profilo umano all'interno invece della nazione, quindi come ti hanno accolto. E soprattutto se poi hai avuto regrets, no? Cioè, quando te ne sei andato hai detto, vabbè, ma chi me l'ha fatto fare? C'è mai stato un attimo in cui... No, allora, giusto per completare il discorso di prima, ti confermo che, vabbè, le normative cambiano velocemente perché stanno forse abbassando addirittura le tasse, però fino a circa 100-115 mila euro di fatturato si paga zero, quindi molte persone stanno venendo come nomadi digitali. Chiaro, le banche sono extra SEPA, quindi non potete fare un bonifico SEPA, ma dovete fare un bonifico SWIFT con qualche limitazione in più, qualche costo in più, però in ogni caso potete aprire una società in un giorno con pochissimi soldi e pagare anche lo 0%. Ovviamente ci sono dei costi, ma sono irrilevanti rispetto a quelli italiani. Per quanto riguarda invece la tua domanda, ti dico allora, non ho avuto dei ripensamenti, sono contento di essere venuto qui nel 2016, ovviamente avevo un buon lavoro che mi ha dato la possibilità di crescere anche sotto il profilo umano e ho gestito centinaia di persone, quindi ho imparato tante cose e ho imparato a conoscere un popolo che è diverso sia da come noi ce lo immaginiamo e sia da noi italiani, perché ci sono molti pregiudizi in Italia e ovviamente quando si viene qui vengono smontati nella gran parte, però sono anche persone diverse dagli italiani, non significa migliori o peggiori, sono semplicemente diversi, hanno un metodo diverso di fare le cose, hanno un pensiero diverso dal nostro. La mia ragazza è albanese, quindi assolutamente non c'è razzismo in quello che dico. Ovviamente sono comunque con una mentalità un pochino... non voglio dire arretrata, perché non è una questione di essere meglio o peggio, semplicemente è come vivere in Italia qualche decennio fa, insomma, quindi è semplicemente un déjà vu per chi ha vissuto tanti anni fa in Italia, quindi assolutamente nessuna offesa, ma c'è ancora questo boom attualmente in corso, quindi a fronte per esempio di affitti che stanno salendo a 500-600 euro per zone buone, lo stipendio medio è di 200-300 euro, 350 euro, quindi capite che il benessere vero ancora deve arrivare, se arriverà mai, e quindi le persone sono abituate a vivere più in famiglia e quindi c'è una sensazione di famiglia, c'è un sentimento familiare diverso dal nostro. Noi purtroppo in Italia ce lo siamo un po' perso questo, tante volte abbandoniamo gli anziani chissà dove, in centri di recupero, se ne abbiamo i soldi, se no li lasciamo al loro destino, ecco, qui sarebbe impensabile, quindi ci sono pro e contro. Ovviamente noi italiani siamo un po' più caldi, forse siamo un po' più abituati, un po' più cacciaroni, diciamo. Cosa che invece mi stupirà è che loro passano tanto tempo al bar. Questa è una cosa che è una peculiarità. Se venite in Albania non potete prendere il caffè al bar, al bancone, perché dovete sedervi e chiacchierare almeno un'ora o due. Interessante. Sì, interessante. Guarda, io sposo questo forte senso della famiglia, l'ho visto in Montenegro, come ti dicevo, è uguale, lo stesso approccio, e ho trovato anche una separazione netta tra, sembrerà stupido, tra maschi e femmine, cioè ho notato che c'è perlomeno in Montenegro, e c'è un tendono a stare ognuno per i fatti propri, non ho visto un grosso incontro culturale, ho visto un po' di, cioè, perlomeno per molti paesi dei Balcani sono un po' macisti, ecco, questo volevo dire, un po' maschilisti. Che è ancora il maschilismo, nel senso che, diciamo, è più l'uomo che sta seduto a tavola e la donna che lo serve, sembra brutto da dire, però soprattutto al di fuori di Tirana. Vabbè, perché... anche a Napoli. Tirana è un mondo a sé, diciamo, perché fuori da Tirana è un po' diverso. Tirana è una città più moderna, soprattutto nel suo centro sembra veramente di stare in Europa in determinate strade, perché sono anche più avanti che in Italia, ci sono i semafori con i LED temporizzati, cose che non vedo neanche a Milano a volte, e quindi sì, è un po', c'è ancora un po' questo maschilismo, però c'è da dire che in Albania è un conto, a Tirana un altro, cioè fuori ovviamente c'è più questa patriarcalità. A Tirana invece molti dalle campagne, si dice qui, vengono in città, quindi iniziano a prendere un po' la mentalità di città, tant'è che le donne vanno in giro tranquillamente vestite anche con vestiti succinti, peggio che in Italia, e non succede niente. Ecco, un altro aspetto è la sicurezza è ai massimi livelli, ovviamente a Tirana e ovviamente rispetto a certe zone di Milano. Non siamo ai livelli di Dubai,
però ti devo dire che in tutti questi anni, 5-6 anni che sono qui, non ho mai sentito grossi problemi a livello di sicurezza. Altra curiosità, lasciano fuori i bar, i ristoranti, le sedie, i tavoli, tutto fuori, cosa che in Italia non sarebbe possibile perché dopo un'ora fanno sparire tutto. Ora non so a Napoli, ma a Milano funziona. Poi dicono che sono stati gli albanesi o i napoletani, ma comunque battutaccia a parte, che poi non tutte le capiscono, quindi io chiedo scusa, non vogliamo offendere nessuno. Però i paesi balcanici, non per fare sempre l'avvocato del diavolo, anche in realtà non c'è microcriminalità, però c'è molta macrocriminalità, cioè ci sono problemi, perché diciamo che lo fanno a livello imprenditoriale, sono un po' più intelligenti, vanno dove c'è un po' di ciccia. Però per chi ci sta ascoltando, ovviamente nel quotidiano non si percepisce tanto come si può percepire magari in Italia. Io sono generalizzazioni, attenzione. Sì, sì, chiaro, perché non c'è magari quello che ti accoltella per strada, detto che c'è sempre il pazzo che lo può fare, però diciamo si può andare più tranquilli per strada, però come dici tu, dietro le quinte non so che cosa si muove, ecco. Esattamente, però questo ormai io direi che secondo me è diventato un problema generalizzato, ti direi anche nel 99% delle democrazie occidentali, quello che succede dietro le quinte ormai, ma comunque non sta a noi parlarne, oggi non parliamo di geopolitica, lasciamo perdere. Va bene Andrea, guarda, io ti ringrazio per la testimonianza secondo me preziosissima, interessantissima sull'Albania, che comunque è un paese tutto da scoprire, in via di sviluppo ancora, quindi in fase di espansione, chissà se riuscirà mai a entrare nell'Unione Europea, comunque la richiesta l'hanno fatta. Non sono i primi in lista, se non erro non sono i primi, adesso non mi ricordo se c'era prima il Montenegro. E ogni tanto esce qualche articolo che si avvicina all'entrata, ogni tanto no, detto che non sono convinto che sia un bene per l'Albania, anche perché molti albanesi stanno emigrando, adesso proprio in Germania, come abbiamo parlato anche in altri video, la Germania è una meta molto interessante per gli albanesi, mentre prima era l'Italia, imparavano l'italiano in televisione, adesso gli italiani vengono un po' snobbati, cioè noi veniamo trattati molto bene qui, e a proposito si parla l'italiano, soprattutto le persone dai 25 ai 30 anni in su parlano molto l'italiano, i giovani parlano più inglese, quindi chi viene qui con l'italiano può vivere tranquillamente, però diciamo i giovani stanno passando all'inglese, quindi con l'italiano e con l'inglese si campa al 100%, tant'è che mia colpa non ho imparato neanche l'albanese perché non ho avuto né tempo e né la necessità, devo dire la verità. Quindi assolutamente da questo aspetto ci si può trasferire e non ci sono questi problemi. È interessante il fatto che guardino alla Germania, perché giustamente è il primo mercato del lavoro in Europa, è anche quello più retribuito, ma questa è una cosa che vedo accadere in molti paesi europei. Ormai si guarda anche molti brasiliani, anche molti portoghesi attualmente sono in Portogallo, a Lisbona. Devo dire che molti si stanno orientando al tedesco perché sanno, perché chiaramente se tu puoi fare, cioè tutti possono fare gli imprenditori o gli investitori. Quindi giustamente chi ha fatto una determinata tipologia di studi e cerca la multinazionale, l'assunzione, oggi guarda al mercato tedesco. Devo dire che lo trovo sempre più frequente. Sì, in Albania sono due gli stati principali, gli Stati Uniti d'America, per una forte influenza americana, il sogno americano, e perché comunque è molto di moda qui la lotteria americana, che seleziona tot persone che possono vincere la green card, quindi molte persone che conosco hanno vinto la green card e si trasferiscono grazie a questa lotteria. E molti altri invece, visto che qui l'albanese non è una lingua, diciamo, mondiale come l'inglese, no? Quindi i film, eccetera, non sono localizzati in albanese molto spesso. Quindi cosa fanno? Studiano le lingue straniere. Come dicevo prima, l'italiano andava di moda tempo fa, adesso va di moda l'inglese. Però loro sono quindi molto portati alle lingue, molto più di noi italiani, ignoranti da questo punto di vista. Mi ci metto dentro anch'io. Eccomi. Quindi passano il loro tempo libero a studiare le lingue per poi trasferirsi nei paesi. E ripeto, adesso il tedesco va molto perché c'è molta richiesta di manodopera e ci sono anche delle aziende che sono specializzate, diciamo, nell'agevolare questi spostamenti. Poi, se vogliono i nostri spettatori, se vogliono conoscere un po' meglio l'Albania, in descrizione lascerò i video che ho fatto sia sulle vacanze, così se volete vedere quanto vi costa una vacanza in Albania, trovate tutto e anche le mete con gli hotel. Al contrario, troverete anche dei video che riguardano il costo della vita, proprio perché magari vi farà strano scoprire che il pane costa, che ne so, 50 centesimi, un euro, però allo stesso tempo anche la benzina costa 1,20 euro, 1,40 euro, quindi la benzina costa quasi come in Italia,
mentre la frutta e la verdura, ad esempio, costano pochissimi. La spesa che si fa al Conad, per noi italiani, o alla Despar, ad esempio, costa allo stesso livello dell'Italia. Quindi con uno stipendio di 300 euro capite la contraddizione di dover pagare poi il cibo lo stesso quantitativo di euro che pagate in Italia. Follia, follia. Ma questo... la globalizzazione, e del resto anche qui in Portogallo lo stipendio medio sono circa 650-700 euro al mese, e i fitti di casa al centro di Lisbona vanno dai 1500 euro in su, e la spesa, di nuovo, tornando a parlare di spesa, comunque il costo della vita è mediamente più basso di quello italiano, ma non eccessivamente, quindi non è che fai, insomma, quindi è un problema che molti paesi del Mediterraneo hanno questo, il salario non è adeguato al costo della vita, e non so se l'ingresso in Unione Europea da questo punto di vista appunto possa aiutare oppure no. Credo di no, perché il vantaggio vero della manodopera qui è il basso costo, quindi se il prezzo dovesse salire, intendo quello orario della manodopera, a questo punto probabilmente perderebbe appeal, anche perché non c'è più il vantaggio della lingua italiana come c'era una volta. È vero che c'è un'ora di distanza dall'Italia, ma magari anche Romania, Polonia non sono così distanti con l'aereo, di conseguenza ecco il vantaggio al momento è quello della manodopera a basso costo, infatti chi viene a produrre con industrie di vario tipo sicuramente ha un vantaggio, anche il nomade digitale come dicevamo ha sicuramente vantaggi, però a quel punto bisogna un po' capire se conviene o no veramente all'Albania entrare nell'Unione Europea, perché poi ci sarebbe veramente un fiume in uscita di persone, perché tantissimi albanesi escono e fanno fatica, perché comunque il passaporto albanese non è un buon passaporto. Esatto. Quando sono in vacanza con la mia ragazza posso andare in pochissimi stati, perché ci sono molte limitazioni e servono molti visti. Se la sposi risolvi, le dai il passaporto italiano. È stato bello essere solo. Allora ci lasciamo con l'ultima descrizione. Ti faccio l'ultima domanda. Per chiudere, vorrei che mi commentassi la frase che leggo alle tue spalle: non aspettare non sarà mai il momento giusto. Se è una frase che è riferita alla tua attività di investitore o in generale alla tua filosofia di vita. A tutto. Infatti nei videocorsi che ho fatto sulle criptovalute, nei video la lascio sempre come sfondo, perché effettivamente proprio quando mi sono spostato, come dicevo, da Milano a Bari, ho cambiato mindset. Cioè sono uscito dalla cameretta, sono uscito dalla mia comfort zone, ho fatto fatica. Però una volta che inneschi un cambiamento nella tua testa, gli eventi si susseguono da soli, tant'è che sono andato in Albania perché ero a Bari. Se avessi saltato questo passaggio di Bari, probabilmente non sarei andato in Albania, non avrei neanche cercato di andare in Albania e non avrei avuto neanche la forza e il coraggio di farmi fare un contratto di quel tipo, quello che sono riuscito a ottenere qui prima, che poi adesso poi ho chiuso perché non faccio più il dipendente. Però è tutta una questione di mindset che si sviluppa dalle azioni, quindi se uno non fa l'azione di partire non partirà mai, si lamenta sui social, si lamenta su internet, si lamenta con gli amici, però poi non fa nulla, no? Quindi assolutamente il primo passo è agire. Fare ovviamente qualcosa col cervello, perché non è che bisogna fare le cose a caso, però agire oggi è meglio che agire domani. Ottimo, allora io con questa mi lascerei perché non ho più niente da aggiungere dopo questa perla. Andrea, grazie infinite, gentilissimo per la tua testimonianza, sono sicuro che aiuterà molti dei nostri spettatori a fare appunto il primo passo. L'importante è fare il primo, poi il secondo viene da sé. Grazie ancora. Grazie, alla prossima. Ciao Andrea. Ciao.